Alcuni pensano che gli alieni siano verdi, altri invece pensano che siano grigi e abbiano una testa enorme. Sta di fatto che il loro aspetto è sicuramente diverso rispetto a quello umano. Anche se noi non li abbiamo ancora scoperti, sulla Terra ci sono delle specie viventi che sono talmente insolite da sembrare quasi delle creature aliene. Vediamole insieme. Tranquilli. Non si tratta di occhi umani infilzati sui rami di una pianta, è solo una pianta molto strana, originaria del Nord America orientale. Può diventare molto alta ed è soprannominata occhi di bambola, per il suo aspetto da brividi direi. Oltre al fatto che ha una forma che ricorda l'occhio umano, questa pianta è molto tossica. Infatti se la ingerite può provocare la morte per arresto cardiaco. Beh, date le sue caratteristiche, sembra davvero che provenga da un altro pianeta. Quindi nel caso vi capitasse di vederla, mi raccomando, non fatevi ingannare. Quello che vedete è un cetriolo marino, davvero particolare e con delle caratteristiche davvero uniche. Infatti potete vedere la sua bocca, il suo intestino e il suo ano, ovviamente tutto da fuori. Questa creatura, non troppo timida, è stata scoperta di recente, nel 2007. Vive a una profondità di circa 1800 metri e come molte altre creature degli abissi è in grado di emettere un certo bagliore che illumina anche il suo intestino. Anziché un essere marino, sembra quasi una creatura aliena che fluttua nello spazio. Nonostante non sia né un fiore né una pianta, ho deciso comunque di mostrarvi questo fungo che è raccapricciante. Si tratta di un fungo, meglio conosciuto come fungo dente sanguinante, in quanto nella sua superficie fuoriesce un liquido rosso che ha proprietà anticoagulanti. Nonostante il suo aspetto sgradevole, quest'ultimo non è tossico per l'essere umano, però non è possibile mangiarlo a causa del suo sapore molto aspro. Il suo aspetto è sicuramente molto insolito e sapete, questa è la prima volta che mi capita di scoprirlo. Molti esempi in questa top assomigliano a creature aliene, ma questa medusa qua assomiglia più che altro a una navicella aliena. Comunque hanno un colore rosso scuro e vivono a circa 700 metri di profondità. Questa medusa giapponese ha sviluppato un ingegnoso sistema antifurto. Quando viene attaccata da un predatore, si illumina improvvisamente, nella speranza di attrarre un predatore più grande che divori quello che la minaccia. La medusa etolla fa parte di tutte quelle creature in grado di emettere sostanze chimiche bioluminescenti, un fenomeno che la scienza purtroppo non sa ancora spiegare. Il verme Bobbit vive sul fondo del mare, a una profondità fra i 10 e i 40 metri. Ha 5 antenne, in grado di percepire le prede, come piccoli vermi o pesci, che cattura con un complesso apparato per l'alimentazione, chiamato faringe. La faringe è dotata di forti mascelle, taglienti all'estremità. A volte la forza dei suoi attacchi è talmente potente da tagliare praticamente in due la sua preda. Inoltre il suo morso può essere pericoloso anche per l'uomo, perché può provocare un intorpidimento permanente. Pensate che una volta un esemplare di ben 3 metri di lunghezza è stato trovato nascosto in una zattera. Pesava oltre 430 grammi e aveva 673 segmenti. Insomma, uno degli esemplari più grandi mai trovati.